Ci troviamo nelle cucine del Monastero dei Benedettini di Catania ed è qui che Matteo Mauro ha ambientato il primo grande movimento del progetto Il mio barocco. È entrato a confronto con uno spazio monumentale molto impegnativo, sia dal punto di vista delle architetture che dal punto di vista dei colori. Infatti, le piastrelle che decorano e completano l'ambiente architettonico utilizzano dei colori smaglianti, vivaci, e Matteo ha utilizzato queste stesse palette cromatiche per progettare i suoi arazzi. Queste opere che completano e che entrano in dialogo molto stretto con lo spazio del complesso monumentale. Si tratta di opere su tela, dalle cromie smaglianti, e che fanno parte di questo progetto, Il mio barocco, che Matteo Mauro porta avanti ormai da diversi anni. Il lavoro di riflessione che sta alla base dei motivi decorativi che attraversano queste tele nasce dal passato, da uno studio attento, pensoso e consapevole delle stampe barocche e rococò. È da qui che derivano questi motivi ornamentali che poi, moltiplicandosi e ripetendosi, danno origine a questi straordinari motivi decorativi. Si tratta di un'arte che coniuga le tecnologie digitali con la conoscenza del passato, in una sintesi perfetta ed equilibrata. È un progetto articolato, polifonico, che coinvolge più sedi nella città di Catania. Qui ci si confronta con la magnificenza di un grande complesso monumentale, dove il barocco è realmente declinato nell'architettura e nella decorazione che la completa. Matteo Mauro ha riflettuto anche sull'illusionismo barocco e lo ha fatto in particolare nella installazione site-specific della Galleria Coart di Catania. Nell'installazione La Sala degli Specchi, Matteo Mauro riflette su un altro tema portante del barocco, l'illusionismo. Lo specchio, il doppio, la moltiplicazione dell'immagine sono alla base di questa straordinaria installazione site-specific che riflette sulla moltiplicazione dell'immagine, ma anche sulla divisione di sé. Un tema che viene da lontano, ma che dice molto anche dell'identità dell'uomo contemporaneo.